Lorenzo Bagnacani, amministratore delegato dell'AMA. Ad Ostia parte una nuova importante iniziativa che riguarda tutta la cittadinanza. Sì, è il nostro nuovo progetto di raccolta differenziata sul quale abbiamo lavorato tanto nei mesi precedenti con la mappatura, con la definizione del progetto esecutivo che possa restituire a ciascun utente di questo municipio un vestito su misura per il conferimento e per la raccolta. È la fase di inizio ufficiale, quindi incontriamo dal 12 al 19 di aprile la cittadinanza tutti in diversi eventi, diverse serate dove andremo ad illustrare il nuovo progetto, poi seguirà il conferimento, la consegna dei kit a tutte le famiglie e via via gradatamente zona dopo zona all'interno del decimo municipio il nuovo sistema di raccolta. È un sistema che porterà semplificazione alle famiglie in quanto il calendario si basa su 3 conferimenti settimanali, sempre la frazione umida accompagnata a un'altra frazione secca, quindi 3 conferimenti semplici per i cittadini e ben definiti per l'azienda che renderà un servizio quindi puntuale ed affidabile, e quindi pian piano con questo sistema noi riusciremo a migliorare i nostri numeri di raccolte differenziate e dare una svolta a quello che è il modello di gestione dei rifiuti a Roma. Cominciamo dal decimo municipio, anche dal sesto in realtà, e man mano noi proseguiremo con questo modello misurato e tarato sulle realtà puntuali di ogni territorio in estensione su tutta la città di Roma, con il nostro obiettivo che al 2021 avremo raccolta differenziata domiciliare porta a porta su tutta la città, con delle stime previste, delle proiezioni del 70% di raccolta differenziata, e questo significa dare una svolta al territorio, una scelta di economia circolare, di sostenibilità ambientale, ma soprattutto dentro questo anche una situazione in cui i protagonisti di tutto saranno i cittadini che con il loro sforzo quotidiano, con un piccolo contributo quotidiano, saranno protagonisti di una grande rivoluzione per questa città, basato sulla raccolta, sul recupero dei materiali post consumo e non più sullo smaltimento. Vuol dire anche restituire a questa città un'azienda più robusta dal punto di vista industriale, capace di guardare al futuro diventando come ambizione, anche avere l'ambizione di diventare un'azienda di eccellenza, un'azienda 100% pubblica che possa appunto restituire ed avere delle efficienze industriali pari a quelle che sono le aziende private quotate oggi del settore.